Amici del web, del mondo web, buonasera. Siamo qui all'interno del laboratorio di pasticceria del marchio Sfogliate Lab. Siamo in compagnia dello chef Vincenzo Ferrieri. Buonasera, chef. Buonasera. Perché siamo a quest'ora, e sono circa le 18.30, e all'interno dei laboratori? Perché? Perché lo chef Vincenzo Ferrieri ci darà qualche suo accorgimento per far capire a tutti noi cosa succede all'interno del laboratorio di sfogliatella, come viene preparata quella classica sfogliatella napoletana, la vera sfogliatella fatta da Sfogliatella che noi andiamo ad acquistare al negozio o in pasticceria, ovviamente. Chef, possiamo incominciare, certo, a spiegare al mondo? Allora, questo qua, diciamo, è il cosiddetto tappo della sfogliata riccia napoletana. Questo qua non è altro che acqua, farina e sale. E questo qua poi viene amalgamato con lo strutto, grasso di carne animale. E poi, diciamo, questo qua è il tappo, è neutro, non è né dolce né salato. Proprio per questo noi facciamo delle varianti della sfogliatella anche salata, con salsicce e fiorelli, ricotta e salame, aroma e pomodoro. Proprio perché è il ripieno all'interno che dà la dicitura, diciamo, se è dolce o salata la sfogliata. All'interno adesso questa qua è la sfogliata dolce, all'interno gli ingredienti sono ricotta, semola, canditi e aromi naturali. Facciamo ben 20 gusti diversi di sfogliatelle, diciamo. Abbiamo mantenuto la tradizione, però gli abbiamo dato un tocco di innovazione, nel senso che ci siamo mantenuti con la tradizione, perché in questo impasto, diciamo, c'è ricotta e semola come la base. Invece di canditi ci abbiamo aggiunto il gusto, perché per parecchie persone, per parecchi ragazzi, diciamo, i canditi non andavano giù. Quindi, poiché si stava allontanando un pochettino la tradizione della sfogliata, abbiamo preferito, diciamo, creare queste sfogliate a vari gusti, e ne facciamo ben 20-25 gusti. Oltre alla sfogliata classica riccia normale, facciamo la sfoglia campanella. La sfoglia campanella è una sfogliata a forma di campana, all'interno c'è un infuso di cioccolato, ci mettiamo della ricotta raffinata all'interno, ci aggiungiamo un pezzo di babà napoletano, diciamo che questi sono i due dolci della tradizione napoletana all'interno qui di questa sfogliata. Che fame, ragazzi, che fame! La chiudiamo con tutto, con ancora ricotta. Chef, quello che stai facendo adesso è un rivestimento. Allora, all'interno ci avevo messo, all'interno c'è un infuso di cioccolato, e abbiamo messo all'interno ricotta raffinata con un pezzettino del babà napoletano. Diciamo che questa è una sfogliata che racchiude i due dolci della tradizione napoletana. Babà e sfogliata insieme. Questo viene messo poi in cottura? No, questo già è pronto così. Ah, ok. Diciamo che questo qua, che sarebbe il tappo della sfogliata riccia, viene fatto con questa forma, ovviamente su alcune forme per dare, certo, la cottura, diciamo, nel forno. E poi dopodiché si sfila dalla fornetta, si inserisce il cioccolato all'interno, si aspetta che si raffredda e si procede direttamente con il riempimento, così come faccio in questo momento. Chef, i gusti che ci faceva notare poc'anzi, possiamo dirvi più o meno quali sono i gusti più richiesti dalla, diciamo, dal cittadino? Ma i gusti, le dico la verità, tra tutti i gusti forse il più richiesto è il pistacchio, mandorle, nocciola, bacio, cioccolato. Cioè, ti dico la verità, non saprei, perché da quando abbiamo creato questa innovazione c'è molta richiesta di queste sfogliate, vari gusti. Ovviamente, come facciamo le sfogliate grandi, così le facciamo piccole per quanto riguarda la piccola pasticceria. Chef, una domanda, come nasce l'esigenza e quando nasce l'esigenza di fare una sfogliata tipica, classica, napoletana, dolce con salato? Quindi questo nasce di due gusti. Nasce da una lunga tradizione, ti spiego perché. La mia famiglia, diciamo, con mio padre e i miei zii, negli anni 80 parteciparono ad un buffet al consolato americano. Quindi la famiglia Ferrieri. Esatto, sì, la famiglia Ferrieri. E come aperitivo loro pensarono di innovare in qualcosa.
poiché, ti ripeto, la sfogliata riccia, l'impasto esterno non è né dolce né salato, è un neutro, perché è quello che mettiamo all'interno che dà sapore, diciamo, della sfogliata, sia dolce o salata. Loro prepararono, diciamo, queste sfogliate rustiche, e da lì, diciamo, dagli anni 80 è andata sempre avanti questa tradizione, e oggi attualmente voi era... ragazzi, non potete immaginare che profumo sta salendo qua. Mamma mia ragazzi, assurdo. Noi per questo periodo la facciamo anche gamberi e zucchine, proprio per le festività, come sfogliatella, sempre rustica. È il periodo natalizio, sfogliatella è specializzato anche sulla idealizzazione. Diciamo che noi siamo una pasticceria a 360 gradi, ecco. Il nostro core business sono le sfogliate, anche perché ci troviamo in un punto strategico della città. Siamo proprio a Piazza Garibaldi, di fronte alla stazione centrale, sì. Quindi è tradizione, chi parte, chi arriva, chi esce dalla stazione, esatto, ci troverà sicuramente, perché a testare dei dolci napoletani, in questo caso la sfogliata, quelli realmente napoletani, esatto, quelli veri, esatto. Essendo un periodo natalizio, Sfogliate Lab idealizza anche esigenze di altri tipi di dolci tipici, tipo il panettone. Sicuramente, sì. Anche che poi dopo, più avanti, andremo a vedere anche un pochettino come funziona. Certo. Sì, Sfogliate Lab, diciamo, è pronta per soddisfare tutti i suoi clienti. Ovviamente abbiamo una vasta scelta di panettoni, ma come dicevo prima, perché il nostro core business sono le sfogliatelle, 3 anni fa io ho deciso di inventare un panettone al gusto di sfogliatella, che a distanza di 3 anni oggi attualmente è forte, è un prodotto forte, è un prodotto che viene richiesto, è un prodotto che va moltissimo online. Noi siamo stati a Milano settimana scorsa, siamo stati a Milano per una fiera, artigiani in fiera, e anche lì, nonostante Milano sia la capitale, diciamo, del panettone, certo, anche lì abbiamo dato un buon risultato, diciamo, con il nostro prodotto, con lo sfoglia panettone. Diciamo che anche oggi che in casa ci siamo fatti rispettare, ecco, che sì, ovviamente anche la Lombardia, non solo la Lombardia, tutta l'Italia ovviamente ha le sue caratteristiche, certo, i suoi, certo, prodotti che comunque sono di ottima qualità. Certo. Chef, io andrei alla postazione del panettone. Va bene, ok? Perfetto. 6:15 ragazzi. Ed eccoci amici del web, del mondo web. Siamo ritornati con il Cenzo Ferrieri e il panettone sfoglia. Panettone. Sfoglia panettone. Questo qua, chef, è un panettone semplice, vuoto. Semplice. Questo qua all'interno viene farcito con un semifreddo al gusto di sfogliatella. Sarebbe ricotta e panna, con tutti gli aromi, cannella, i canditi, per quanto riguarda il gusto della sfogliatella. Poi all'interno ho preferito mettere proprio la sfogliatella riccia, il tappo della sfogliatella riccia, sbriciolato, in modo che quando qualcuno mangia lo sfoglia panettone sente proprio sgranocchiare la sfogliata riccia all'interno. Chiudiamo. Però mamma mia ragazzi, gli dobbiamo dare il senso della sfogliatella in questo panettone. Certo. Adesso lo andiamo solo a decorare. Con lo stesso impasto? Esatto, con la stessa semifreddo a gusto di sfogliatella. Ci mettiamo questa glassatura sopra, chiamiamolo così, per fare attaccare la sfoglia. Ok. E questo qua viene finito, diciamo, e decorato con la sfogliatella sopra.
chef è una cosa proprio favolosa. Sicuramente gli amici da casa e del mondo web vi invidieranno. Abbiamo ragazzi, uno shop online, perfetta, la mangio. Abbiamo uno shop online dove ovviamente si possono acquistare tutti i nostri prodotti tipici delle nostre idee. I 24 ore sono a destinazione, ovviamente, dei prodotti che si possono spedire e mantenere, diciamo, le 24 ore. Sì, che mantengono ovviamente la, esatto, la freschezza. Piccola campanella, giusto chef? Questa è una piccola campanella. Questa è una piccola campanella, sì. Con zucchero a velo. Ecco qua, è finito. Questo è il sfoglia panettone. Ideato da Sfogliate Lab. Dopo aver visto questi lavori che si svolgono all'interno del laboratorio di pasticceria di Sfogliate Lab, non ci resta altro che seguirmi e andare a notare dove vengono esposti questi prodotti per far sì che tutti noi potessimo assaggiarli e acquistarli. Seguiteci, andiamo! Del mondo del web, buonasera. Come promesso, siamo all'esterno del complesso della pasticceria Sfogliate Lab, in compagnia con il nostro amico carissimo Andrea Ferrieri, fratello dello chef di Vincenzo Ferrieri. Buonasera, benvenuto. Buonasera a voi. Cosa ne pensi di far visitare Sfogliate Lab? Un piacere. Faccio vedere all'interno dei nostri prodotti. Ci sentiamo. Ok, andiamo. Thank you.